lo racconta la leggenda. San Rocco da Montpellier, di ritorno da un pellegrinaggio a Roma, si ammalò di peste, si rifugiò in una capanna vicino a Sarmato, di cui oggi è il santo patrone e protettore. Tra i segni del suo passaggio e nella parrocchiale si è pregata a lungo alla statua del santo. Il parroco ha presieduto la Santa Messa, guidato i momenti solenni, ha accomunato tutti spiegando la parola dopo le letture. Folta assemblea di fedeli, di rappresentanti delle Civitas, delle associazioni di volontariato. All'offertorio il sindaco, Claudia Ferrari, ha offerto il cero a nome della società civile. Durante il rito un applauso ha accolto Andrea Vercelli, medico responsabile del pronto soccorso di Piacenza, destinatario del premio San Rocchino, che ogni anno viene assegnato ad una persona o ad una realtà del territorio che si sono spese per la comunità. Avrei quattro pensieri da rivolgere rispetto a questo premio. Il primo, doveroso, è alle persone che non ce l'hanno fatta nonostante gli sforzi che abbiamo fatto. Il secondo è a tutte le altre persone che sono state premiate oggi e ognuna delle quali ha fatto il suo dovere come l'ho fatto io, quindi io non ho nessun merito in più rispetto a loro. Il terzo va alla comunità di Sarmato, all'associazione di San Rocco, al parroco che mi hanno voluto premiare. Io sono veramente molto onorato e orgoglioso di questo premio. E il quarto a tutte le persone che mi sono state vicino, in particolare a Erika che ha condiviso con me, dato che lavora con me, il tempo del lavoro e anche il tempo non più facile del dopo lavoro. All'Ite Missa Est, dopo la distribuzione dei panini benedetti, i festeggiamenti ai premiati, che tanto hanno fatto per la comunità in un momento assai difficile.